Spamarin vi augura il buongiorno e vi presenta la nuova tecnologia laser per macchie, tatuaggi e tanto altro. E la visita medica è gratuita. Info su spamarin.it. Buongiorno da Giulia Mancinelli. In primo piano la cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato l'immobile di un rappresentante di commercio di Senigallia che aveva occultato e distrutto la documentazione contabile della sua impresa nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte. L'uomo, condannato a 8 mesi di reclusione, aveva occultato un fatturato di circa 250.000 euro e omesso di presentare dichiarazioni IVA e imposte sui redditi. La polizia locale di Senigallia è intervenuta per un tamponamento all'incrocio di via Corinaldese a Borgo Catena. L'uomo al volante, un 50enne di Senigallia, è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito. Illesa la coppia di Castelplanio a bordo dell'auto tamponata. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, il capitano Francesca Romana Ruberto, ha incontrato gli alunni della quinta elementare dell'Istituto Comprensivo nell'ambito del progetto di cultura della legalità. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche come la sicurezza stradale, il bullismo e i rischi legati all'utilizzo di Internet. Partirà il 2 febbraio il primo dei 6 appuntamenti gratuiti dal titolo Efficacia Interpersonale, organizzati dall'Informa Giovani di Senigallia. Gli incontri a cura dello psicologo Enrico Battisti si svolgeranno presso la sala conferenze della Biblioteca Antonelliana a partire dalle 16. Il calcio, la Juniores nazionale della Vigor Senigallia ha battuto il Chieti 2-0 e ora, complice il pareggio dell'ex capolista Fano, comanda la classifica del girone G. I ragazzi di mister Brunetti hanno ancora 10 giornate prima della fine del campionato, ma l'obiettivo è ora non mollare. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.